Salve a tutti ragazzi, io sono Kingslave Corporation e oggi siamo qui in questa penultima live di questo grandissimo gioco. Perché penultima? Beh, innanzitutto perché dobbiamo completarlo ancora. Sì, abbiamo completato tutto Midgard, è vero, ma ci mancano solo tre trofei. Tre trofei che, vabbè, due fanno parte del finale e uno invece dobbiamo trovare tutte le mappe del tesoro. Ora sarà un po' difficile, però. Speriamo di farcela, perché se no. Vediamo come vengo in live. Ok, viene abbastanza. Ok. Allora. Ok, vi dirò che questa è la penultima live, dopodiché dobbiamo fare l'ultima live che sarebbe finale di tutto. E poi farò un video a parte per parlare di questo gioco. I miei pensieri, diciamo. Allora, andiamo su internet. Facciamo obiettivi, tutte le mappe del tesoro. Quanti ne sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Mappe tesoro God of War. Ok, ne sono 12. Quindi è a posto, ragazzi. Lo storico già sappiamo dove andare. Compenso già sappiamo dove andare. Isola della creazione. Come trovare? Come risolvere? Ok. Forte gonfio, non battere cigli. Isola di Cassiere. La mappa di serie persone è nascosta nella baia di Ferro. Vabbè. Allora. Mappa. Qual è l'est? Non mi ricordo. Ragazzi, mi dispiace, ma in geografia faccio schifo. Qui. Presepe, grandissimo, come va? Tutto a posto? Buongiorno, buongiorno. Mi senti? Ok, bene, bene. Allora, Presepep, questa è la penultima live perché dobbiamo ottenere un trofeo. Quale trofeo? Ovvero, aspetta che levo le cose qua di internet. Dobbiamo completare tutte le mappe del tesoro. Tutte. Mimir, esiste una storia del gigante con la spada infuocata? Surtur l'Intrepido? Certo, abbiamo parlato tanto dei giganti di ghiaccio. Ora ti racconto del gigante più impetuoso di tutti. O te la posso raccontare più tardi? Aio, lo so, lo so.
questo che fa proprio dei buchi, no? Sulle rocce alla vostra destra. Fammi vedere un attimo. Allora, mappa del tesoro. Secondo me è stato dall'altra parte. O sta qui. Niente, tocca girare. Tocca fare largo e largo. Giusto, dove eravamo rimasti? Ah, sì! Parlavamo di Surtur l'Intrepido, il gigante di fuoco. Quando Ymir emerse dal Ginnungaga, fu Surtur che lo seguì. Avete visto? Ah, dimmi se senti l'eco, del gioco però, non della voce, dell'eco, del gioco. Questo qui abbiamo già fatto. Ok, a posto. Volevo assicurarmi perché non volevo che si sentisse l'eco del gioco, quindi... Vado, a posto. La mappa è stata utile. E secondo l'abbiamo fatto. Poi. No, secondo e primo. Lo storico. Il mio titolo preferito. Difficile, molto molto difficile. Allora, ce n'è una per varie console. Una per console. Inizio dalla PlayStation 2, poi la 3, poi la 4. Allora, la PlayStation 2, il mio titolo preferito che mi ha letteralmente cambiato l'esistenza della vita, è stato Ratchet & Clank. I primi tre capitoli sono molto belli, molto molto belli. Perché da piccolo ragionavo che ci stavano molte armi e quindi il gioco era figo così, quindi. Poi per PlayStation 3, giusto, dove eravamo rimasti? Ah sì, parlami Mir, parlavamo di Surtur l'Intrepido, il gigante di fuoco. Veniva dal Muspelheim, il regno del fuoco, e portò il calore nel cosmo appena nato, sì, facendo apparire il sole dalla sua fiamma primordiale. Sì. Ce la teniamo per dopo. Bravo. Per PlayStation 3, la saga di Infamous, bellissima, bella 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 bella, è stata secondo me una delle saghe più belle che abbia mai giocato al PlayStation 3, devo essere convinto. Per PlayStation 4 ce ne sono invece tre, ovvero al primo posto metto God of War, manco per escluderlo, manco per sbaglio, quindi... A secondo posto metto Infamous Second Son, perché ovviamente seguito degli altri Infamous, ma soprattutto il mio Infamous Second Son preferito. Al terzo posto metto, ho scelto un po', non è The Last of Us purtroppo, ma è Assassin's Creed, soprattutto Odyssey. Perché io ci ho giocato al primo Assassin's Creed su PlayStation 3, però le meccaniche non erano, cioè la vecchia meccanica contro la nuova vince sicuramente la vecchia, però a me la nuova mi piace di più rispetto alla vecchia. Quindi
Al terzo posto metto Assassin's Creed Odyssey, perché poi a me mi piace la mitologia greca, quindi. Allora, lo stoico. Dov'era lo stoico? Lo stoico. Storico. Deposito di Fafnir. E qui invece. Li ha giocati tutti? Eh beh, te credo. Quelli, diciamo, i giochi della PlayStation 4, quelli che giochi di più. Ah, di quello che c'ho? Ma io ce l'ho tutti. Cioè, io c'ho The Last of Us Parte 2, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey. Io ce l'ho tutti, quasi tutti. Tutti in digitale, ovvio. Vabbè, God of War è sicuro. Infamous Second Son e Assassin's Creed Odyssey. Basta, quelli mi preferisco. Marvel's Avengers, sì, vabbè. Lo metto a quarto posto, purtroppo. Perché, diciamo, non è un gioco ben fatto, posso dirlo, ben fatto. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo. Sì. Sì, anche a me. Quattro poteri. Però, dopodiché, mi ha deluso in alcuni DLC. Per esempio, un DLC che mi è piaciuto invece è l'eredità di Cole, che ti regalano la giacca di Cole McGrath del primo Infamous. Quello è un DLC bellissimo. Però il DLC che mi ha deluso di più è stato Paper Trail, mi sembra che si chiami così. L'hanno fatto diventare gratuito dopo un po'. E no, anzi, era gratuito, però gli enigmi invece di fare sul sito che l'hanno chiuso, l'hanno fatto tutto sul gioco. Lì mi ha deluso, pensavo di avere il potere della carta, invece. Invece mi sono sbagliato molto, molto. Molto. Sì, è stato. Atreus, seguimi. Un duro colpo per Infamous. Ma ora spero che ne esca un altro. Perché sennò. Guarda, ti tiro un gioco vecchissimo. Guarda, dalla PlayStation 3. Ti tiro un gioco che l'ho preferito. In una top 10. Certo che l'ho giocato. L'ho anche finito. Però non l'ho completato tutto. Cioè, l'ho finito ma. Proprio di. Oddio, è finito, meno male. No, a godermelo, credo. È stato un godimento quando l'ho finito. Non è completato tutto. Ecco. E dobbiamo trovare l'ultima parte. Allora, te stavo dire un gioco. Prototype. Quello era un gioco bellissimo. Bello, bello, bello. Era l'arte fatta horror. Era un. Poi hanno fatto due che è diventato ancora più bello. Mo aspetto solo il 3. Lo desidero più che altro. Mamma mia, quanti giochi hanno fatto, mamma mia. Per esempio mi ricordo quello della PlayStation 2, King Kong vs. Jackson. Che gioco, ragazzi, che gioco. Era proprio l'arte fatto a gioco. Poi c'era un gioco horror della PlayStation 2, si chiama The Suffering. Quello è un altro gioco che ti faceva caca sotto, ma proprio male male male. Cioè che io più volte ho smerdato il divano, il pavimento e pure il pavimento del piano di sotto. Molto, molte volte, molte volte. Però, ahimè, purtroppo, giochi vecchi. È buono.
Vabbè, ma si vede Ragazzo. subito se un gioco horror vale la pena comprarlo oppure no. Io mi ricordo che The Suffering ce l'avevo già. Allora, i primi giochi che c'avevo erano, da PlayStation 2, erano Percy Jackson, The Suffering, tutta la saga di Ratchet & Clank. Poi, che avevo più? Vabbè, GTA San Andreas, GTA Vice City. Lasciamo perdere proprio. Poi c'avevo un gioco di merda, come si chiamava? Eragon. Eragon. Che gioco di merda! Come faceva cagare! Faceva cagare! Era qui questo? No, ho sbagliato strada. Ho sbagliato miniera più che altro. Perché la miniera. Compenso. Lo devo cercare su internet questo. Allora, mappe del tesoro God of War. Ok. Allora, guida le mappe del tesoro. La chiave del capitano, compenso, dirigere per la fortezza di Notri. Notri, quindi la fortezza di Notri. Vieni. Ok, a posto. Quindi dobbiamo andare alla fortezza di Notri. Anzi, ti dico di più, quando ho trovato tutte le mappe del tesoro, spenderò qualche parola su questo gioco, poi faremo il finale. Poi non so quando ci riprenderò con la live perché devo riposare. Devo riposare, ho portato tutti i giorni God of War, de mattina, de pomeriggio, de sera, mamma mia. Spero di avere abbastanza tempo, perché voglio parlare tanto di questo gioco, ma molto, molto tanto. Dato dopo questa live farò il finale, quindi rimanete sintonizzati, signori. Ma tu mi segui su Instagram, sì? Perché se mi hai seguito non so come ti chiami. No, non posso neanche passare qui. Lo fa tutto il giro. Merda. Ah, eccote, sì. Mario De Muro. Ok. Va bene. No, comunque dicevo, tanto aggiornerò lì, che ne so, farò pure qualche live IRLA. Cioè, avanti con la tecnologia. Vedremo, vedremo.
Tanto mo il 20 aprile qui a Civitavecchia aprono tutto. Forse. Speriamo. Buono, buono. Certo, buono. In poche parole aspetto soltanto il 20, no, il 9 luglio perché devo andare a vedere Black Widow. Non vedo l'ora che esca. Mi sono visto WandaVision. Mi sono visto WandaVision. E mo mi sto per vedere Winter Soldier. Quindi, Falcon the Winter Soldier. Ti prego, dimmi che questo è l'ultimo. Ok. Trovato. Allora, prima di parlare di questo gioco, andiamo indietro. Proprio ma Atreus. Ok, grazie. Facciamo tutta la strada da capo. Perché io voglio parlare bene di questo gioco, cioè voglio parlare proprio bene, bene, bene. Però intanto vi posso parlare de... No, qua no. Vi posso parlare il voto del gioco. Non gli posso dare 10 su 10. Il voto non è questo. Il voto per me è 9,7. C'ha qualche piccola cosa che non va su gioco. Ma proprio piccola, piccola, piccola. No, di qua. 9,7 diciamo che è il voto ideale per questo gioco. Non 10 su 10 purtroppo. Anche se tutti l'hanno votato 10 su 10, oddio, che bello. A me purtroppo mi spiace, ma è così. Per me passionalmente, nella serie di God of War, purtroppo questo voto rimarrà così. 9 su 7. 9,7. Appena ci teletrasporteremo verso il tempio di Dir, no, del Bifrost, sono confuso, molto confuso. Passare 38 live di fila è una stanchezza. Preso pure tutti gli attacchi runici, sono un mostro, so. Allora, chiudiamoci dentro e parliamo di questo gioco. Allora, parliamo di questo gioco. Ora parlerò per una ventina di minuti, vediamo. Allora, questo gioco è un bellissimo gioco. Ok, questo l'abbiamo capito tutti. Quello che mi ha fatto provare dalla prima saga, quindi God of War, pure giochi PSP, Ghost of Sparta, Chain of Olympus, tutti, tutti, mi hanno fatto provare una sensazione di multiverso. Vi spiego. Quando in qua esiste un gioco in cui un mortale diventa un dio e uccide tutti gli dei, tutti. Cioè, questo non è un fantasy, è proprio un mondo nascosto del multiverso. Questo gioco fa provare delle emozioni. Caspita, ma quindi questo mortale ha fatto di tutto? Ha ucciso una mitologia intera, una mitologia greca intera, e adesso lo sta per fare anche Norvegia. Vabbè, nella Norvegia, diciamo. Cioè, è normanna, per dire. È una cosa spettacolare. Pensa pure per l'Egitto. Uccidere tutti i dei, Ra, Amon.
È una cosa spettacolare questo gioco. Poi, dopodiché, le armi sono diventate simboliche di questo gioco. Le lame del caos, che pian piano in vari giochi si è evoluto, che mo sicuramente in God of War 2 Ragnarok passeranno ad Atreus. È un'eredità straordinaria questa cosa. Kratos è un personaggio del tutto evoluto, dalla rabbia, disperazione, sofferenza, alla redenzione, alla quasi felicità con suo figlio. Se avessi in questo momento Kratos davanti a me, gli direi tante cose. Chiedo scusa per il cane. Chiedo umilmente scusa, grazie. Gli farei tante di quelle domande, come dicevo, ma due sono le principali. Uno, perché in God of War 2 non hai salvato Deimos oppure la tua famiglia, per dire, andare indietro nel tempo e salvare tutti? No, purtroppo no, non l'ha fatto, non ci ha pensato. E numero due, Kratos. Perché sei Kratos? Perché sei Kratos? Questa è la domanda che mi sorge di più. Questo personaggio, come ho detto, si è evoluto da bambino fino all'anzianità, alla morte, e ha portato con sé una serie di sfortunati eventi come. Che però per lui è fortuna, per gli altri è sfortuna. Lui porta sciagura agli altri per portare con sé fortuna. Se tu avrai notato, in vari giochi, lui fa accadere delle cose che per lui è un vantaggio, perché ricordiamoci che lui è un generale di Sparta. Quindi non è stupido, è serio, è rispettoso. Sa quello che deve fare. Lui è il guanto di Thanos con tutte le sei gemme. Finito. Questo è Kratos. Kratos è come un hot dog con il ketchup e maionese sopra. Completo. È come. Che ne so. È come. Joel ed Ellie che diventano come padre e figlio. Padre e figlia. Questo è Kratos. Un personaggio completo. E io mi vorrei immedesimare in lui. Mi ha dato un, come dire, un alter ego, se posso chiamarlo così. Un alter ego. Un preferito per me. Questo gioco mi ha dato tante soddisfazioni, come anche gli altri giochi. La prima volta che l'ho finito nell'altro account, purtroppo, è stato un gusto amaro e dolce allo stesso tempo. Dolce perché un ritorno inaspettato. Di una divinità, di un dio, di una star del mondo greco, ma tra poco anche del mondo norreno e anche egizio, perché no? E poi un gusto amaro perché già so dove andrà a finire questo personaggio. Perché purtroppo questi personaggi prima o poi, le cose belle, prima o poi hanno una fine. Kratos è la cosa non bella ma meravigliosa. Ed essendo meravigliosa, prima o poi deve finire. E deve iniziare un'altra meravigliosa storia. Ne finisce una e poi ne inizia un'altra. Come Joel con The Last of Us Part 2. È per questo che gli do 9.7. Per quell'amaro. Perché già so che nel prossimo God of War lui ci lascia le penne. Lo so. E mi devo preparare sia psicologicamente
psicologicamente che fisicamente. Perché non reggerò alla sua morte. Cioè, il primo God of War è uscito nel 2005. Questo è uscito nel 2018. Portarsi 13 anni dietro le spalle non è facile. È come vedere Gigi Proietti, ok? Tu l'hai visto a Mandragata, no? Febbre da cavallo, il primissimo. Poi hai visto tanti film che ha fatto di lui e tutto. Poi a un certo punto muore. Tu ci rimani male, ma ci sei cresciuto con lui. Lui è un accompagnatore di vita. Videoludico. Sto parlando videoludico, quindi c'è vita e vita. Poi il suo tatuaggio simbolico di Sparta, che poi doveva essere blu, doveva essere blu. Quindi meglio rosso che blu. Poi ci sono tante domande. Per esempio la spada dell'Olimpo dove è andata? Vabbè, sono cose che... Vabbè, io credo di aver detto abbastanza. Non so, se vuoi aggiungere qualcosa tu, dimmelo, eh. Perché io credo di aver detto tutto. Ah, mi sono scordato di dire una cosa. Nel trailer del 2016, sempre di God of War, hanno fatto intravedere gli stivali di Hermes. Gira questa voce, eccetera, eccetera. Dove saranno quei stivali? Boh, chi lo saprà mai. Niente, io spero che questo personaggio mi rimarrà sempre nel cuore fino alla mia morte. Dico solo questo. I bambini che nasceranno in questo periodo, proprio nel 2021, per farti capire, non capiranno niente di videogiochi. Niente. Ormai quello che è fatto è fatto. Sono contento di essere nato nel 2001. Molto, molto contento. Questo gioco, il gioco del primo God of War l'ho giocato a 6 anni. E ne vado fiero, molto fiero. E che dire? Questo è un giocone, come tanti gli altri. E ti dirò di più. God of War Ascension, come gli altri dicono, non è poi così male. Non è niente affatto male. Perché ha un suo perché. Ha un suo perché, quel gioco. E niente, questo è tutto. Non spendo più altro perché non so che dire. Più che altro proprio d'emozione. Non so che dire. Tecnicamente direi questo gioco ha dei bug. No. Io non voglio fare quel precisino lì che dice no, c'hai bug. Ma questo. No. Io parlo d'emozione. E a me questo gioco d'emozioni me l'ha fatto provare tante. Tantissime. Molte, molte, molte. Ok. Io ho finito qui. Però prima di finire completamente, concordo. Certo. Ognuno però ha un suo pensiero, eh. Allora, questa è la pietra di Midgar. Muspelheim. Niflheim. Questa è Asgard. E io prima o poi ci entrerò. Questo dovrebbe essere Svartalfheim, se non sbaglio. Non lo so, non mi ricordo. Helheim, Alfheim e Jotunheim, che non c'è. Ma Vanheim dov'è? No, scusami. Ma adesso mi è venuto un dubbio.
Ah, io già sto su Vanheim. Ah, ho capito. Ah, quindi questo è Svartalfheim, questo è Asgard e questo è già Vanheim. Però siamo nel Midgard. Ah, ho capito. Ah, vabbè, vabbè. Allora, se dobbiamo parlare per l'ultima volta con Sindel e con Brock, io lo farei. Eppure subito. Niente. D'accordo. Vediamo un paio di incantesimi. Vabbè, risorse, tanto, non ci frega niente. Prendiamole, va. Ci vorrà molto. Era il 2018, ti racconto questo aneddoto. Era il 2018. Come vi pare? Dovevo fare 17 anni, ok? Io questo gioco l'ho preordinato il 10 aprile, ok? Vabbè, con i soldi del compleanno l'ho comprato in digitale, preordinato. Mi devi credere. Il 20 aprile è uscito questo gioco, il 20 aprile. Mi devi credere, una sofferenza di 14 giorni. 14 giorni di pura sofferenza per vedere questo gioco. Che l'ho finito il 20 aprile alle 6 del mattino, fino alle 9 di sera ho finito questo gioco. Per quanto mi sia piaciuto. Alle 6 del mattino fino alle 9 di sera. Quante ore sono? Io non ho mai fatto queste ore in vita mia, mai. Az, sì. Cioè, sono tantissime ore. Se, aspetta, senza uccidere tutti i corvi, senza mappe del tesoro, senza niente. Io facevo solo la storia, mi importava solo di quello. Poi man mano ho scoperto gli easter egg, bla bla bla, e l'ho platinato. Finito. Signori, direi che la... No, che sto facendo? Un attimo. La mia penultima live può finire qui. Questo è il mio penultimo salvataggio. Mi ricordi di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Tra poco ci vediamo per un'ultima live. Shagari!